insieme a noi, insieme a Paul Johnson, insieme a Lucia che è ancora ai Caraibi e insieme a Nazari che ha accompagnato Lucia nel making del film in qualche modo. Ecco, cioè, ho pensato in vari momenti, soprattutto quando la tempesta minaccia di rovesciare il microcosmo di Paul, ho pensato qual è il ruolo di un produttore nella realizzazione di un film dove un evento naturale di quella potenza potrebbe in qualche modo mandare tutto per aria. The question was not very clear to me. Yes, sure. The storm and the hurricane was a huge problem and it scared us a lot. Actually, we experienced two hurricanes in Cariaco. But we tried to be prepared for this situation. We really wanted to get more of the footage of the hurricane because it was the crucial aspect of our film. But fortunately for us and unfortunately for the film, we didn't experience like a real hurricane. It passed past the island. But we did everything we could to stay safe. We were filming for 6 weeks, so we had a lot of time to do all the shooting and get a lot of footage. So I wanted as a producer to be as supportive as possible for the crew and also for the film. So I don't want to be very long for your translation. Allora sì, grazie mille. La tempesta è stata per noi un grosso problema, una fonte di grande preoccupazione. Mentre eravamo a Cariacou ci sono stati due uragani ai quali abbiamo cercato di prepararci, raccogliendo in particolare molto materiale video. E per fortuna per noi gli uragani che abbiamo visto non erano così forti, però un po' anche purtroppo per il film. Ad ogni modo siamo rimasti a Cariacou 6 settimane, quindi abbiamo avuto molto molto tempo per raccogliere il materiale. E volevo essere come produttore di supporto alla troupe. Fin dalla primissima inquadratura, Paul sembra un leone alla fine della sua esistenza. Si ha l'impressione di una grande potenza e di una grandissima fragilità allo stesso tempo. E ovviamente la domanda che ho saltato prima e che invece ti avrei dovuto porre immediatamente è come siete arrivati a Paul e come è nata l'idea di questo film e anche come è stato il tuo coinvolgimento nella creazione, nella realizzazione di questo film. Thank you. The main idea was from Lucia, Lucia Kashua. She's the director of the film. She's the lady you saw at the beginning of the film. And she met Paul Johnson approximately 5 or 6 years ago when she was sailing from England to Caribbean. And she met him on this island in the grocery store. They started speaking, they became friends, and then she exchanged a Facebook account with him. They kept in touch. And after Lucia finished her studies at our university in Bratislava, we started speaking and we started talking about this topic and her idea to make this film. And I really supported it. I was very passionate about this project. So we bought tickets, boarded the plane and flew to Caribbean. So it was very, very quick. But it was her idea. She wanted to tell the story of Paul Johnson and all the previous film of Lucia Kashua. All her films dealt with the topic of freedom. So the Paul Johnson just became a great part of this theme. Grazie mille, sì.
L'idea principale è venuta da Luzia Kašova, la nostra regista che avete visto prima del film. 5-6 anni fa, infatti, Luzia è salpata dall'Inghilterra fino ai Caraibi e in un supermercato nei Caraibi ha incontrato Paul Johnson. Ha cominciato a parlare con lui e si sono scambiati gli account Facebook. In seguito Luzia è tornata a Bratislava dove ha finito l'università e subito dopo l'università abbiamo cominciato assieme a parlare di questo progetto. Abbiamo subito comprato i biglietti per i Caraibi, quindi l'intero processo è stato piuttosto veloce, ma comunque l'idea principale rimane di Luzia, che è molto interessata al tema della libertà e che in questo film svolge un grande ruolo. Domande dal pubblico? Fa impressione nella quantità di materiali che comunque fanno parte dell'archivio di Paul. Fa impressione vedere la quantità di foto con bambini che sembrano tutti uguali, ma lui cambia di età progressivamente. Avete fatto il conto di quanti figli abbia effettivamente Paul? Perché è una curiosità che rimane come spettatore. Yes, the children and the wives was a great topic of his life. We managed to get in touch with three of his children, and officially he says he was married three times and he has three children, but as you heard in one of the scenes, he's not really sure. But Lucia didn't want to focus on the perspective of her, of his children, because she wanted to tell the story of Paul Johnson, and she intentionally wanted to support his stories with all the archives at the end of the film to create the impression whether his stories are true or it's, you know, some kind of illusion or drunk stories, because when we experienced Paul Johnson, he was he has these two faces, that one day he woke up sober and he had you know, headache, he wasn't feeling very good, but then on the other hand, when he got a bit drunk, he had so many plans, he wanted to visit Africa. So even we were filming, we were not very sure about the reality of his stories. But then when we started looking for archives, we found so many interesting stories, and even the radio show, he visited Larry King's show in New York when he crossed the Atlantic. So there were so many more material we filmed, because we stayed there for 6 weeks, but still we had to make only one film, and it was very difficult to pick the most important pieces for us. Thank you. Allora sì, per quanto riguarda la questione delle mogli e dei figli, si è trattato di un grande argomento del film. Noi sappiamo per certo, ci siamo messi in contatto con tre dei figli che ha avuto, e come sentite dal film, lui si è sposato tre volte e dice di avere tre figli. Però Luzia non voleva concentrarsi troppo sulla questione dei figli, perché voleva più che altro parlare della storia di Paul. E questo ci è servito anche, il fatto di non sapere quanti figli effettivamente avesse, a creare un po' la storia. Una storia che è un po' basata sull'illusione, sul fatto che le cose che Paul dica siano vere oppure siano frutto della sua immaginazione, dei suoi momenti in cui non è particolarmente sobrio. Infatti è stato, quando abbiamo incontrato Johnson, un giorno era ubriaco, aveva mal di testa, si faceva un po' fatica a seguire, mentre poi magari il giorno dopo era molto più lucido, parlava di viaggiare, salpare verso l'Africa. Quindi non siamo mai stati troppo sicuri delle storie che ci raccontava, del fatto che fossero veritiere o meno. Però quando abbiamo aperto i suoi archivi abbiamo visto che molte di queste storie erano vere, ad esempio ha partecipato allo show di Larry King, ma ad ogni modo noi siamo potuti rimanere lì solo 6 settimane e a un certo punto, dovendo fare un film, abbiamo dovuto fare anche una selezione del materiale e abbiamo lasciato forse fuori, abbiamo dovuto prendere in considerazione solo le cose più importanti, lasciando fuori un po' anche qualcos'altro. Ecco, tra gli archivi
una parte importante della immaginazione e immaginatività di Paul Johnson sono quegli acquerelli meravigliosi che in qualche modo sembrano, ricordano gli acquerelli di William Blake, proprio come materiale immaginario e colori. E nel montaggio Luzia ne ha tenuti alcuni molto a lungo. Sono molti dove sono conservati, questa è la mia curiosità, magari non interessa. Paul Johnson is in general a great artist. He was painter, he wrote some poems, so he was this very artistic soul. So he painted a lot of paintings. He even used to sell these paintings for some time of his life, and what we were able to get under our hands and make a picture and have it digitalized, so we wanted to use it as an illustration of some of his stories, and this one sequence was very appropriate for this reason. Allora, Paul Johnson è un grandissimo artista, è un pittore, è un poeta, è un'anima artistica. Abbiamo quindi, ha fatto diversi quadri e per un certo periodo della sua vita li ha pure venduti e siamo stati in grado di digitalizzarne alcune che ci servivano appunto per illustrare le nostre scene e queste sequenze sono state appunto importanti per noi. Eleonora ha usato il presente, purtroppo Paul è morto l'anno scorso, insomma in qualche modo questo film è il suo canto del cigno. E, ecco, come avete ricevuto la notizia? Com'è stata che impatto ha avuto su di voi la notizia della sua morte, insomma? Of course, we were very sad to hear that Paul Johnson passed last June in 2021. It was also very symbolic for us because we had our Slovak national premiere on the festival Art Film Košice, and it was the day he passed. We didn't even know, so we screened the film, and then the next day we found out. But what was the most important thing for us is that we wanted to screen the film to Paul before his death. We wanted to screen the film while he was feeling okay, and we wanted to show him the film, and this happened. We were very happy about it. Lucia managed to travel to Kariakou. They had a symbolic screening on the Kariakou island. Paul Johnson liked the film very much, and he even downloaded it to his iPad, and he was watching it every single day when she left. So this thing was the most important for us. This thing impacted me even more than, you know, I was also sad to hear that he died, but this thing was the most important for us. Ovviamente ci siamo molto rattristati della morte di Paul Johnson, che è avvenuta lo scorso giugno nel 2021, e per noi si è trattato un po' anche di un evento piuttosto simbolico, perché abbiamo preso della sua morte il giorno dopo la nostra premiere in Slovacchia al Festival Košice. Ma per noi è stato importante comunque essere in grado di proiettare il film prima che morisse, perché volevamo farlo mentre era in vita, volevamo dimostrare che stava bene, e c'è stata pure una proiezione simbolica a Kariakou ed è piaciuta molto a Paul Johnson, che ha continuato a guardarla. È stato molto soddisfatto di questa proiezione e per questo siamo rimasti molto felici anche noi. Ovviamente la sua morte ci ha profondamente colpiti tutti, ma siamo stati comunque contenti di essere stati in grado di proiettare questo film prima che ciò avvenisse. There are some archives of his boats, even of his design.
there are some online, we found some plans of his boats online. And you asked about the boat. And the archives. Oh, diaries, yeah. Diaries were the very important part of the film. Lucia originally wanted to use his logbook as the some kind of chapters of the film, because there is a tradition that sailors keep their logbook every single day, even though they don't sail on the sea or on the ocean. And Paul Johnson, as an old school captain, he used to write down his logbook even when he was in the harbor. So there are many, many logbooks, and Lucia was speaking about them at the beginning of the film, that she's collecting all these logbooks for his children, and there are so many stories, and it's like the diary of the sailor. So they're fascinating stories, and we even have two of his logbooks in our studio in Slovakia. We wanted to use them for the film's archive. Ci sono degli archivi, ci sono degli archivi che riguardano le imbarcazioni, i suoi progetti, e online abbiamo addirittura trovato alcuni piani per le sue barche. Poi per quanto riguarda i diari, sono una parte molto importante del film. Inizialmente Lucia voleva costruire il film in capitoli basati sui diari di bordo, perché ogni marinaio deve tenere un diario di bordo su cui deve scrivere ogni giorno anche se non salpa. Quindi all'inizio l'idea era stata un po' questa. E poi c'è stato un cambiamento. Comunque questi diari di bordo erano molto importanti per Johnson, che voleva conservarli anche come storie per i suoi figli, e due di questi sono conservati nei nostri studio in Slovacchia. Good question, thank you. This decision was very intentional, because Cariaco Island is the one of the Caribbean islands without any source of fresh water. So there are no tourism, there are no hotels, no tourists, only this kind of Orthodox sailors who have their retirement there. And they drink only filtered rainwater. So this is the island where no one wants to go. And there is another reason, that this place is very safe for the hurricanes, because there is a huge mangrove. They destroyed many of those mangroves, created some circle where you can harbor your boat and you can protect them from the waves during the hurricane. So many of these Orthodox sailors live there. The thing is that Paul didn't even want to live on the land. He didn't want to, but he fell in love with the island of Cariaco because there are very few people. He wanted to find this isolation of life. He wanted to live alone without any people. So maybe this is the main reason why he stayed there. And this island attracted very similar people as Paul Johnson. Originally, Lucia told me that she was planning and she was thinking of making a film about this community life. But then when we started talking about it, we realized that the best option would be to make a film about only one story, one character, and she loved Paul Johnson. Thank you. Vi traduco la parte prima. Allora sì, grazie mille per la domanda, un'ottima domanda. C'è stata una decisione intenzionale, cioè quella di Paul Johnson è stata una decisione intenzionale, perché Cariaco è un'isola
senza acqua fresca, quindi non ci sono troppi turisti, non ci sono hotel, ci sono solo dei marinai, diciamo, piuttosto ortodossi, che passano il loro tempo dopo la pensione in questo luogo. Quindi si beve acqua filtrata e ci sono pochissime persone. Ed è inoltre anche un luogo molto sicuro per gli uragani, perché all'interno di questa foresta di mangrovie è stato creato un cerchio, quindi sono state abbattute le mangrovie per fare un cerchio al suo interno in cui ormeggiare le barche in caso di uragani. E l'altra questione che è stata aggiunta dopo è che Paul non voleva vivere sulla terraferma, e a Kariakou ci sono pochissime persone che e questo secondo un po' il suo desiderio di vivere da solo senza troppi contatti. E sull'isola sono presenti altre persone come lui. All'inizio Luzia aveva pensato di fare un film sulla vita di comunità, poi dopo abbiamo pensato che l'opzione migliore fosse quella di concentrarsi solo su un personaggio e una storia. Se non avete altre curiosità, direi che l'ora è avanzata, quindi ringrazio Nazari, ringrazio voi per essere rimasti ad ascoltare la nostra conversazione e a porre le vostre domande. Vi ricordo, uscendo, sempre di votare, il vostro indice di gradimento per noi è molto importante. E ci vediamo domani.